Il marmo delle Alpi Apuane non basta più. A Massa Carrara l'industria lavora a pieno ritmo e per rifornirsi deve ricorrere anche alla Val d'Aosta, al Marocco, al Portogallo, specie al Portogallo che produce un marmo ricercatissimo, il Rosa Aurora. La gente di qui però è attaccata alla produzione delle Apuane e il signor Marino, che oggi celebra le nozze d'argento con il marmo, ce ne illustra i motivi tecnici, non quelli sentimentali. Su quest'arco di montagne che lei vede si producono diversi marmi, ma in particolare il bianco che lei vede qui è il Bardiglio. In generale questi marmi vengono impiegati per l'edilizia, ma in particolar modo il Bardiglio Costa, avendo la proprietà di avere un colore che resiste fino a una trentina d'anni, viene anche impiegato per l'esterno. Che cosa vuol dire durare 30 anni? Vuol dire che il suo colore non si altera per una trentina di anni, contrariamente a quello che succede in genere per tutti gli altri marmi. Possenti gru portano al taglio gli enormi blocchi. Nel giro di pochi giorni le macchine lo ridurranno in lastre per pavimenti. Sembra impossibile,